all'interno del secondo scalo più importante della regione, secondo solamente a quello di Pescara. Abbiamo numeri che questo personale ha prodotto negli anni, fino a 5 anni fa erano di 5 unità, adesso si sono ridotti fino a 2. Abbiamo numeri come 4.200 persone identificate, 72 autovetture controllate, 279 scorte per i viaggiatori, 92 contravvenzioni a codice della strada, perché il personale della Polfer è impegnato all'interno dello scalo, ma anche come vigilanza esterna, perché come possiamo notare abbiamo la presenza di 2 parcheggi che ospitano oltre 400 vetture, quindi il cittadino per i più disparati motivi può giungere in questi parcheggi, naturalmente devono essere vigilati. E tutto questo, tutti questi numeri, 70 delitti in ambito ferroviario, 7